Per la seconda gara in casa del campionato c'era un bel pubblico. Anche gli ultras avevano ricominciato a farsi sentire, proprio come ai bei tempi. Insomma, c'era l'atmosfera giusta ed un pubblico che si sta riavvicinando alla squadra. Una vittoria non guasterebbe. Resta da vedere cosa ne pensa il Tolentino. L'unico che non è stato colto di sorpresa è Orazzi, che i marchigiani non li aveva mai sottovalutati. Chi invece pensava che il Tolentino fosse l'ultima arrivata ha dovuto ricredersi davanti ad una squadra che ha giocato ed attaccato. Vivani, ex della Vadese, aveva rinforzato i giovani con qualche inserimento d'esperienza, Cardaccia e Ballarini dal Senigallia e Morra dal Foligno, per esempio. Il Chieti, dal canto suo, si schierava fin dal primo minuto con il nuovo acquisto Mattioli, il quale, tra l'altro, si è subito inserito nel collettivo giocando con sicurezza e padronanza. Orazzi, invece, non ha voluto rischiare Canzanese, reduce da un infortunio, sul terreno reso infido dalla pioggia caduta nella prima mattinata. All'ala sinistra ha schierato dunque Di Renzo e questa risulterà alla fine la mossa fortunata. Nel primo tempo il Chieti ha giocato bene. La prima palla pericolosa era però del Tolentino. Siamo al decimo, calcio di punizione, finta di Sarzana, tiro di Cardaccia che sfiora il palo. Al ventesimo Punzo vede Ottavi fuori dai pali, tenta dalla distanza il tiro calibrato, ma la palla torna da fuori. Al 32esimo il Chieti si vede singolarmente annullare un gol. E va là che conquista un bel pallone e se lo porta di forza in avanti in area trafiggendo Ottavi. L'arbitro però non convalida perché il centrocampista si sarebbe portato avanti il pallone con la mano. Da rivedere. Nel secondo tempo Orazzi, per dare maggior spinta offensiva, toglie il terzino Petrelli e rischia Canzanese. L'attaccante si fa subito vedere all'ottavo, quando sul cross di Valà si produce in uno stacco da pallavolista. La palla termina però alta. Il Chieti continua a premere senza frutto ed il Tolentino prende fiducia in se stesso. Al quarto d'ora va per due volte consecutive vicino al gol. Prima c'è questo tiro secco di Ballarini con bella risposta di Di Carlo. Poi Sarzana riesce a portarsi a tu per tu col portiere, ma sbaglia tutto. Il Chieti, pungolato, raddoppia le energie ed al 27esimo raggiunge il meritato vantaggio. Dalla bandierina Marangi batte un angolo e Di Renzo spalla la rete, tocca di testa quel tanto sufficiente a mettere dentro. La rete si gonfia e lo spettro dello 0-0 sembra svanire come le nuvole che gravano sull'Angelino. Orazzi manda subito dentro Paolini al posto di Mattioli per sentirsi più al sicuro. Il Tolentino, da parte sua scoraggiato, ha perso molta della sua verve. La gara finisce così col pubblico contento ad applaudire. Il Chieti, tutto sommato, ha giocato bene, anche se nella ripresa c'è stato un leggero appannamento. Orazzi aveva detto che nelle prime giornate sarebbe stata quella di oggi la gara più difficile. Vinta questa, si può guardare avanti con ottimismo.